Capitolo 2. Mi ricordo improvvisamente che faccio il giornalista, cioè faccio anche il giornalista. Questa potrebbe essere una notizia, anzi, questa è una notizia. Perfino quella capa di anguilla di Giulietti lo dovrà riconoscere. Prendo il cellulare dalla tasca dei jeans e scatto un paio di foto da vicino, poi arretro e ne faccio altre da lontano. Che cazzo, qua ci esce il pezzo. Un orso spaparanzato in mezzo ai quartieri. Questa va in prima di cronaca, come minimo. Se il direttore dà un'occhiata, secondo me, può finire pure in prima pagina. Arriva all'improvviso il rumore di una marmitta. Scoppietta come un petardo. Lo sento tossire. Poi compare di fronte a me la Pecard di Luigino, il fruttivendolo. Mi volto e lo vedo frenare bruscamente. Quasi si cappotta. Si sporge fino al finestrino. Ma che è? Chiede. Un orso, rispondo. Un orso qua in mezzo? E che ci fa un orso in mezzo ai vichi? Sta riposando, forse sentiva caldo, rispondo. Ma stai pazziando, Tony? Che ci fa sto coso in mezzo alla strada? Che ne so, stavo camminando e l'ho trovato qua. Sto cercando di capire pure io. Oh Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria! Passa una mano sul volto, poi titubante spegne il motore, apre la portiera e mette un piede a terra. Non si muove, resta fermo. Deve aver visto pure lui quel documentario. Fa una smorfia, come a dire: Ma che è? Poi decide di venirmi vicino. A me pare morto, dice. Non si muove. Né, Tony, ma non è che mi stai facendo uno scherzo? Una cosa tipo Candy Camera? Stai faticando con la televisione e fai gli scherzi nei quartieri. Giamme, Tony, me lo puoi dire? È uno scherzo. Dimmi la verità, guardami in faccia. Non mi fare accarezzare una figura di merda. Non urlare, che se questo sta dormendo si sveglia e ci fa a pezzi. Non so niente, te lo giuro. San Ciro, San Gennaro, si spazientisce. Ma allora che è quest'animale qua in mezzo? Non finisce di dirlo che dal primo piano si aprono bruscamente le persiane di una finestra e si affaccia una signora di mezza età che ci guarda con aria di rimprovero. Giovanotti, ma mi pare il modo a prima mattina, qua la gente sta dormendo. Non finisce la frase, vede l'orso steso a terra e lancia un urlo che sembra l'allarme di una banca. Si porta le mani al volto, prende appena un po' di fiato e torna a gridare. Non si capisce bene cosa dica, sono vocali aperte senza direzione, mischiate. Una A, una O, una decina di E. Come un meccanismo a molla, si aprono una dopo l'altra tutte le persiane della facciata. Si sporgono alle finestre uomini anziani, donne, bambini, a due, a tre, uno sull'altro, e tutti urlano. Quel vicolo che fino a pochi minuti fa era silenzioso è largo. Si è stretto all'improvviso, riempito dai suoni e dall'agitazione. L'orso intanto sta sempre immobile al centro della strada, non sta dormendo, è sicuro. Da mo' che si sarebbe svegliato. Dal terzo piano un uomo accende una lampada potente come un riflettore e la punta sulla testa dell'orso. Non ce ne sarebbe bisogno, ormai il sole si sta alzando, si vede bene anche senza. Ma è come un occhio di luce sul palcoscenico. Tutti a guardare quell'animale enorme steso a terra. Le urla attirano gente dai vicoli vicini. Arrivano vecchi in pantofole e pantaloncini, donne in camicia da notte, ragazzini in mutande. Si fermano tutti a 1 metro dall'orso, come spaventati da quell'enorme figura rigida. La folla si infoltisce alle spalle della prima fila, ammassata come se ci fosse una transenna. Sembra un esercito di formiche che corre intorno a un osso di pesca. Sento Luigino dire a una donna anziana che sono stato io il primo a vedere l'orso. Giovanotto, mi chiede la donna, ma che è successo? Accanto a lei si fanno avanti anche gli altri. Si rivolgono a me come se fossi il proprietario della scena. Alzo le spalle, faccio segno che non ne so nulla. Intravedo volti conosciuti, gente che incrocio per strada tutti i giorni. C'è Sasà, il barbiere che sta arrivando trafelato. Vedo farsi largo la ragazza bruna con gli occhi azzurri e il solito jeans. La incontro spesso all'alba quando nei miei risvegli precoci scendo a camminare.
Adesso se ne sta immobile in un angolo, ha sulle spalle uno zaino e tiene lo sguardo fisso sull'orso. Con una mano si tocca l'orecchio destro, stringe il lobo, poi lo accarezza. Da quello sinistro penzola un orecchino largo come da gitana. La folla intorno all'orso si è fatta così grossa che da dietro chiedono permesso per avanzare e dare uno sguardo. I ragazzi scattano foto con il telefonino. L'atmosfera si è rilassata. L'orso è diventato una sorta di trofeo in vetrina. Qualcuno comincia a toccargli le zampe, a misurargli le unghie, a dargli le pacche in testa, sul naso. Temo che provino a smontarlo come fosse un peluche. Qualcuno scivola dietro la folla, si appoggia al muro, rimane in attesa, distratta, per vedere come va a finire. Girano domande e ipotesi. È morto? È in coma? Addirittura sento uno dire che sta in letargo. A giugno, in mezzo ai quartieri con questo bordello? Vedo salire la luce di un lampeggiante. Poi quattro carabinieri si fanno strada tra la folla. Si avvicinano all'orso, guardano pure loro con stupore. Provano a proteggere l'animale dalla calca. Spingono la folla un metro indietro. Scatto qualche altra foto. Poi avvisto il maresciallo Pallone e mi faccio avanti. Posso? Gli domando. Uè, perduto, dove stai tu? Ci stanno i problemi, dice. Veramente il contrario. Dove stanno i problemi? Ci sto io. Ha qualche idea, maresciallo, di che si tratta? Che idea devo tenere, perdù? Non cominciamo con le domande deficienti, per favore. Io fino a 10 minuti fa stavo nel letto. Mo cerchiamo di capire, poi ti faccio mandare il comunicato dal comando. Ah, così non scrivi cazzate. Mentre parla con me, il maresciallo afferra un paio di ragazzini per la maglietta e se li getta dietro le spalle nella folla. Arrivano anche i vigili urbani che mettono transenne e nastro intorno all'orso e lo isolano. La gente è arretrata di almeno 2 metri. Molti si allontanano e poi tornano, fanno uno struscio. Non sono nemmeno le 6 del mattino, ma i quartieri spagnoli sono già elettrici, come fosse mezzogiorno. Un carabiniere disegna una sagoma col gesso intorno al corpo dell'orso, come si fa sui luoghi di un delitto. Due suoi colleghi scattano foto. Torno ad avvicinarmi al maresciallo. Pure la rilievi, maresciallo? La cosa importante, dico. Sì, signore, siamo qua tutti stamattina. Mo' arrivano pure i vigili del fuoco e abbiamo fatto il presepe al completo. Ma lo togliete da qui? E secondo te lo lasciamo in mezzo a Via Speranzella? Ce lo teniamo per ricordo? Dove lo portate? Che ne so, perdù, ti ho già detto di non fare domande deficienti. Saccio sti cazzi io di dove si porta un orso morto? Ma quindi è morto? A te pare vivo? A me pare che non si muova. O sta facendo finta? Che ne dici? Eccoci qui, e qui finisce l'avventura dell'estratto del libro. Il libro Il mistero dell'orso marsicano, ucciso come un boss ai quartieri spagnoli di Antonio Menna. Allora, niente, il libro l'avete visto? È questo, come vi dicevo, a me è arrivato dalla biblioteca comunale. E niente, parliamo di prezzi. Lo potete trovare anche nelle librerie a poco più di 14 euro. E mentre in formato ebook, così come l'avete visto sul mio lettore, lo potete trovare più o meno a 10 euro. Chiedo scusa a tutti i napoletani per il mio pessimo accento napoletano. Scusate, migliorerò, prometto. E niente, inoltre volevo segnalarvi una cosa interessante che ho trovato sul libro del libraio. Sempre in presentazione di questo libro, Antonio Menna ha scritto di Napoli, ha scritto 6 luoghi dove diciamo si incontra il personaggio poi nella vicenda del libro. Sembrano interessanti. Io adesso non l'ho ancora visto perché l'ho visto adesso e mentre stavo sfogliando per voi internet andando a ricercare i prezzi del libro. Se vi fa piacere, leggerò anche per voi queste cose tratti dal sito del libraio. Se invece siete curiosi prima, andate a vedere e leggetelo. Ci vediamo presto. Ciao.